Consigliere Miriam. Sì, grazie Eccellenza. Brevemente qualche riflessione in risposta a chi prima di me insomma ha cercato di buttare di nuovo fumo negli occhi ai cittadini rispetto a delle situazioni, quindi delle puntualizzazioni. Rispetto al prestito Cargill, lo voglio ribadire, noi abbiamo fatto una commissione finanze segreta in cui il segretario Gatti ha messo a disposizione di tutti i consiglieri, non solo dei commissari, perché voglio ricordarlo che le commissioni, anche quelle segrete, sono aperte a tutti i consiglieri. Io ricordo bene che quel giorno in aula c'erano i commissari, che eravamo 15, compresi anche i commissari di Libera e di Repubblica Futura, che adesso fanno finta che loro non conoscono il contenuto del contratto, quando invece hanno avuto modo, come tutti noi, di leggerlo approfonditamente e di fare delle valutazioni politiche nel merito. Quindi adesso che mi si venga a dire da parte di Libera e Repubblica Futura che non sono stati messi nelle condizioni di vedere il contratto, questa è una falsità. È stato visto, è stato letto, è stato analizzato, è stato discusso. È chiaro che non c'è stata data la possibilità di portarlo via, anche se qualcuno, poi qualche furbetto, l'ha dato in pasto alla stampa, tant'è vero che c'è un esposto, credo, da parte del Congresso di Stato rispetto a questa fuga di notizie. Credo anche che se qualche lettore attento ha voglia di cercare su internet, credo che in quei giorni, con una piccola ricerca, tutte le informazioni che erano contenute in quel contratto sono state rese pubbliche da un organo di stampa, nella fattispecie Libertas. Non gli voglio fare pubblicità, ma questo è. Quindi lo voglio ribadire, quella commissione era aperta a tutti. Oltre ai membri della commissione c'erano tanti altri consiglieri, io ne ho contati almeno 5, non membri, che erano lì e hanno avuto modo di vedere il contratto. Quindi quando si continua a ripetere che la commissione non ha avuto modo di vedere quel contratto, si dice una falsità. È stato visto, analizzato, letto, discusso e poi è stato anche votato. Quando ho sentito alcuni membri dell'opposizione dicono: ma qui sono spariti milioni di euro, non ci sono state azioni di responsabilità da nessuna parte. Allora io voglio rinfrescare un po' la memoria a questi consiglieri smemorati, perché nel 2018 io ricordo bene che ci fu un ordine del giorno che andava proprio a indicare al Consiglio Grande Generale di fare delle azioni di responsabilità, ad esempio, uno lo ricordo benissimo, sull'Advantage Financial. Ecco, questo era il 2018. Io voglio chiedere al governo di adesso.sm come mai dal 2018 non sono state portate avanti. Perché quando sono stati fatti dei rilievi rispetto alle responsabilità anche di singoli esponenti aziendali, mi riferisco a Sciotto e Savarelli, anche qui come mai non sono state fatte le azioni di responsabilità, anzi sono state date le malleve, soprattutto anche le malleve, quelle che sono state date al CDA di Cassa di Risparmio, quello Montepaschiano? Perché non le avete fatte lì? Era il 2017, era il 2018, le evidenze erano chiare. Ecco, la risposta è molto semplice: non le avete volute fare, probabilmente gli interessi dei vostri padroni erano più alti della vostra moralità. Ecco, ve lo devo dire, le abbiamo fatte noi, ci sono stati dati sul caso Titoli, c'è stata un'ammissione di costituzione di parte civile in data 25 novembre 2020, quindi ci siamo costituiti noi parte civile sul caso Titoli, non voi. Sulle azioni di responsabilità verso i CDA di Cassa è stata data nell'assemblea del 2020, del 26 ottobre 2020, il mandato al CDA di fare una ricognizione per le azioni di responsabilità.
Ecco, gli eventi di casa sono stati fatti nel 2017, perché non li avete fatti nel 2018, nel 2019, dopo 3 anni? Avete dovuto aspettare noi per farle. Ecco, allora non veniteci a raccontare le balle rispetto a queste situazioni. È chiarissimo che i vostri padroni vi guidavano verso altro e che non c'era nessun interesse di andare a vedere a fondo sulle responsabilità, cosa che faremo noi. Oggi io credo che quello che è venuto fuori dal Tribunale possa, mi auguro che abbia una, no? Non so se ci sia stato dei rinvii a giudizio, parlano, comunque vedremo cosa verrà fuori, mi auguro insomma che il Tribunale abbia fatto il suo corso e credo che finalmente, no, si possa fare un po' di chiarezza rispetto a delle situazioni. E questo chiaramente non è un merito di questo governo, questo, perché il Tribunale in piena autonomia, qui lo voglio ribadire, porta avanti i processi nei tempi e le indagini nei tempi che sono dovuti. È chiaro che noi come politica, no, un po' teniamo sul fiato sul collo, perché sono i cittadini stessi che chiedono, no, giustizia, che si venga a sapere la verità e si venga a capo di queste situazioni. Però io credo che, no, il rinvio a giudizio, se ci sono stati, che ne siamo venuti a conoscenza in questi giorni, credo che siano un buon segnale di un cambio di aria in questo paese. Grazie.